Buongiorno a tutte ragazze, buon sabato a tutte. Finalmente riesco a girare in video, spero che tutto vada bene. È un periodo molto stressante, è arrivato il caldo, è un periodo di lavoro in casa, quindi insomma capite bene che fare video è proprio fisicamente impossibile. Oggi mi vedete riccia, mi vedete, scusate la luce che è veramente sparatissima, però il sole ormai è bello bello caldo, è bello bello intenso. Quindi mi vedete riccia perché non ho più intenzione, almeno per un po', finché non tornerà l'autunno, di utilizzare la piastra. È impossibile farlo perché c'è tanto caldo, si suda e io sinceramente li lascio asciugare all'aria. Questi sono i miei capelli naturali, mossi e ricci, non lo so, fatemi sapere voi come catalogate questi i miei capelli. Tornare dopo un po' mette sempre un po' di agitazione, quindi ho detto faccio un video per le mie ragazze stupende sui preferiti dell'ultimo periodo. Sarà un video misto, quindi vi presenterò dei prodotti per i capelli, per la skin care, make up e due smaltini. Iniziamo subito, però prima volevo cercare di sistemare un po' la luce. Eccomi qua ragazzi, meglio di così non posso fare, scusatemi veramente, ma la luce è veramente bella bella intensa. Allora, primo prodotto, che è più uno strumento, che voi mi avete visto nel video mi strucco con voi, è la fantastica denominata da Chiore, ciao Stellina, la Kiko Sonica, ovvero la spazzolina per pulire il viso della Kiko. Allora, io la sto utilizzando da circa 2 mesi e ne sono entusiasta perché veramente le setole sono morbide, il prezzo chiaramente la trovate nei negozi della Kiko, il prezzo credo si aggiri intorno alle 6 euro. È veramente una spazzola veramente veramente valida. Avevo sentito tante recensioni positive e infatti anch'io mi accodo assolutamente a questi pollici in su per questo fantastico strumentino, che chiaramente non è ai livelli del Clarisonic e via discorrendo, però sicuramente aiuta tantissimo. Ci dovete stare tantissimo, i risultati li vedete dopo tanto. La mia pelle inizialmente ha buttato fuori tutte le magagne che erano lì nascoste, ma adesso veramente è migliorata tantissimo. I pori sono meno dilatati, i punti neri sono molto molto meno. Io non ho molti problemi di brufoli, però comunque nella zona T i punti neri e i pori dilatati ci sono. Quindi io ve la consiglio assolutamente perché è veramente una spazzola fantastica, una bella spazzolina e vi ritroverete veramente la pelle molto molto pulita, vi sentite proprio la pelle pulita in profondità. Chiaramente per avere dei risultati bisogna avere costanza, un po' come tutte le cose. Altro prodottino per la cura del viso è questo latte detergente che anch'esso vi ho presentato nel video mi strucco con voi. Se riesco vi lascio il link, ma anche questo è tutto un dubbio. Perché? Perché col tablet sapete che non ce la faccio. Allora, è il latte detergente dei Provenzali Bio della linea Bimbi. Molti di voi veramente ragazzi mi avete chiesto tutte dove posso trovarlo. Allora, io lo trovo alla Conad, io l'ho visto anche da Saponi Profumi e l'ho visto anche da Limoni, ma in quasi tutti i supermercati stanno portando questa linea. Carlita l'ha pubblicizzato, se vogliamo usare questo termine, molto molto bene, l'ha consigliato Carlita Dolce, sapete, la conosciamo tutti, insomma, l'amante del bio, quella ragazza napoletana stupenda, che tra l'altro ama la mia terra, quindi
simpatia assoluta per Carlita. Vabbè, a parte gli scherzi, è veramente una persona che seguo perché è veramente, veramente competente. Si impegna tanto per darci anche dei consigli, appunto, per non spendere tanto, però per trovare qualcosa di bio che comunque non faccia sì che la nostra pelle, insomma, ne soffra in qualche maniera. Questo è veramente un ottimo prodotto. Io lo utilizzo per struccare anche il viso, anche gli occhi, scusate, chiaramente non andando molto, insomma, in profondità. Gli occhi sono chiusi perché non voglio assolutamente rischiare di irritare l'occhio, però veramente strucca fantasticamente, lascia la pelle morbida, detersa, chiaramente io lo sciacquo, e idrata tantissimo la pelle e ha un ottimo inci. Quindi se volete un'alternativa da supermercato, trovate questo, appunto sono 200 ml di prodotto. Purtroppo l'inci non ce l'ho qua perché ho gettato via la scatola. Comunque al burro di karité, olive vegetali, glicerina, eccetera eccetera, insomma ha veramente un inci molto molto carino, come dice Carlita. Linea Bimbi, prezzo intorno agli 8 euro, ma comunque li vale veramente tanto perché è una crema molto molto fluida, ne basta poco e quindi ve lo straconsiglio, ragazze, questo è un ottimo prodotto. Poi. Per quanto riguarda i capelli, visto e considerato che in questo momento io sto utilizzando la tecnica Amazzone, perché comunque il caldo non mi permette, ragazzi, di usare la piastra, voi lo sapete meglio di me, questa schiuma, spuma della Garnier, spuma onde ricci, appunto della Garnier, trovate nel supermercato, pagate intorno alle 3 euro e qualcosa. È una fantastica, fantastica spuma, perché non rende i capelli stopposi, non rende i capelli rigidi, quindi comunque il riccio lo lascia veramente veramente morbido. Mi trovo bene, la consiglio a tutte le ricce come me, insomma, che vogliono un po' di definizione, non vogliono quell'effetto appiccicato alla testa che è veramente antiestetico, io non lo sopporto. Poi per quanto riguarda la base, prometto che in questo periodo la mia base è veramente semplice, ovvero solo correttore nelle occhiaie per quanto riguarda fondotinta BB Cream, CC Cream. Però comunque in questi ultimi due mesi, quando ancora il caldo non era così, così intenso, io ho utilizzato la Nude Magique CC Cream della L'Oreal, ve l'ho già mostrata, si presenta viola e nasce per la pelle che ha quel colorito spento. Utilizzato la sera dà un bellissimo effetto perché comunque dà luminosità, io chiaramente la fisso perché avendo la pelle mista, la zona T comunque tende, poi nei locali fa caldo, insomma non è neanche tanto colpa dei prodotti ma comunque del caldo che c'è nei locali, ma mi piace veramente tanto. Questa la trovate da Sapone e Profumi, credo anche da Limoni, il prezzo dovrebbe essere intorno alle 8-9 euro, sono 30 ml di prodotto, 12 ml di PAO, eccoci qua. Un'altra BB cream che adesso non posso più utilizzare perché comunque è molto molto chiara, ma che comunque utilizzerò appena torneremo alla stagione che io preferisco, ovvero autunno-inverno, la BB cream della Christian Lai. Mi piace molto perché dà un effetto naturale, non ha un buon inci, questo lo premetto, idrata bene, si sfuma bene, questo è il colore più chiaro, insomma se volete provare, sapete che la Christian Lai è un brand che insomma svolge la sua professione con le rappresentanti come l'Avon, Yves Rocher e via dicendo. Per quanto riguarda la cipria, è chiaramente preferitissima da All About Matte della Essence, ormai lo sapete che l'adoro, veramente ragazze, questa è una
Una valida cipria, perché costa veramente pochissimo. Io la vedo sempre negli stand, quindi la stanno rifornendo abbastanza bene, quindi ve la consiglio. Ve la consiglio soprattutto se avete la pelle mista o grassa. Chiaramente va tamponata bene, ma lavorata bene. Io vi consiglio comunque un pennellone bello, bello ampio, e tamponate nelle zone, insomma, che vi si lucidano più facilmente. Poi, per quanto riguarda i blush, sì, sto facendo un po' a random, perché una scatola ho buttato lì tutti i miei preferiti. Blush, i due preferiti sono sicuramente quello della Essence, il Blush Up, che non ha un buon inci, carità, l'ha bocciato assolutamente, ma io non sono una talebana dell'inci, perché se dovessi essere una talebana dell'inci dovrei sconvolgere tutta la mia esistenza, quindi l'alimentazione, il non fumare, eccetera, eccetera. Il non fumare è qualcosa che veramente sto cercando veramente di fare un lavoro su me stessa, comunque ne parleremo più avanti. Il numero 20, Pinky Flow, fantastico. Sapete che sono quelli nuovi, perché hanno comunque questa parte più scura e questa parte più chiara. Andateci piano con questo blush, perché io da poco avevo fretta, l'ho messo così, era un pomeriggio, dovevo andare a prendere un caffè con un amico, e si sta scaricando la batteria, a posto. Insomma, l'ho messo di fretta, quando poi sono entrata nell'ascensore mi sono resa conto che veramente, veramente sembravo il Orfei, con tutto il rispetto, però era esagerato. Altro blush che utilizzo e ho adorato e adoro, ed ha anche un bel buchettino, è il Soft Plum della True Colors, dell'Avon. Questi veramente sono degli ottimi prodotti, non ricordo il prezzo, quindi chissà il prezzo, ce lo dica, ci faccia informazione sul mio canale qua sotto, su, insomma, se volete qualsiasi cosa. Poi vi devo chiedere, vabbè, ve lo chiederò in seguito, credo che farò un video a parte, perché secondo me YouTube in questo periodo sta un po', vabbè, io sei caldo. E quindi comunque un bel colore, un rosa antico, è matte, è scrivente, veramente veramente un buon prodotto, anche questo dosato bene dà veramente un bel effetto. Ritorniamo sulla parte alta, un balsamo per capelli con un buon inci, non completamente bio, da supermercato, è questo della Garnier alla lavanda. Allora, io ho provato sia lo shampoo che il balsamo. Lo shampoo non mi è piaciuto per niente, e ve ne parlerò nei bocciati del periodo. Il balsamo non è uno dei balsami preferiti, ma comunque ve lo consiglio. Non ha questa, cioè, insomma, non ha queste doti, questo balsamo idratante, però va bene, è un balsamo che vi consiglio. Per quanto riguarda un pennello preferito, e non mi dilungo, è questo bel pennellazzo della Neve Cosmetics, pagato intorno a 10 euro, è il Purple Flat, un fantastico pennello. Io questi ve li consiglio perché sono veramente, veramente ottimi. Per quanto riguarda la terra, non me la apro perché mi ricadrà sicuramente, come vedrete in un video che caricherò prossimamente, è appunto quello della Maybelline. Io ne ho solo una, ho intenzione di comprarmene un'altra, mi attira quella della Chanel, veramente la sto corteggiando, ma non si fa corteggiare da me, chissà perché. Dream Terra Sun, un colore chiaro adatto ancora alla mia pelle molto molto pallida, che sta prendendo un colore, va piano 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 piano. Per quanto riguarda il correttore, il mio adorato full color, ragazzi, io oggi non ce la posso fare perché sento che mi stanno chiamando, non so cosa vorranno. Il Full Coverage Concealer della Kiko, questo è il numero 2, ma io adoro anche il numero 4, sono fantastici, ve ne parlo sempre, vi consiglio, un'ottima coprenza, un'ottima durata, eccetera eccetera. Matita per sopracciglia, sapete che adoro quella della Essence, e anche questa fantastica,
della neve, la Manga Brows per le scure, sicuramente più morbida, sicuramente la dovete fissare bene perché d'estate potrebbe sciogliersi e non è bello, però veramente mi piace tantissimo e ve la consiglio intorno ai 5,90 euro se non erro. Per quanto riguarda le labbra, il mio preferito in assoluto e continuerà ad esserlo finché non mi abbandonerò, non mi abbandonerà, ma credo che ne comprerò un altro, è il 160 fucsia, i finti fucsia, insomma, il solito della Maybelline, 14 ore super stay. Veramente ragazze, è un colore che io adoro la sera quando non ho voglia di fare chissà quale trucco, è fantastico. Ha questo riflesso viola, questo fucsia meraviglioso che si usa tantissimo quest'estate, quindi io ve lo consiglio perché è veramente un buonissimo prodotto. Io lo trovo nei supermercati, anche a volte sono in offerta, quindi andate a dare un'occhiata, lo sapete che ve lo consiglio. Palette preferita dell'ultimo periodo, la mia adorata Makeup Delight Fit Neve Cosmetics. Che dire ragazzi, io veramente l'adoro. Veramente l'adoro, ha dei colori stupendi. Io vi ho fatto un video dove ve li sbocciavo tutti quanti. Questa palette merita veramente perché è stupenda, è veramente stupenda. Una pigmentazione altissima, una durata anche senza base. Certi scrivono di più, certi scrivono di meno, però hanno una durata fantastica e sono ottimi. Due pastello che adoro, due pastello labbra, sono la Teatro, che come potete vedere è veramente veramente piccola, e la Sfilata. Sono le matite che in questo periodo ho utilizzato di più come base da sole, come base a rossetto, hanno una durata ottima, e in questo periodo che le mie labbra non sono secchissime, non mi seccano le labbra, sono veramente delle matite fantastiche, fantastiche veramente. Quella rossa è qualcosa di meraviglioso, hanno una scrivenza ottima, questa matita veramente ve le straconsiglio. Smaltini preferiti, sicuramente ho ancora il gel, quindi questi li ho usati prima. Eccola qua mia sorella, mia sorellina voleva insomma dell'ossidazione. Smalti preferiti, non mi dilungo perché li conoscete già, il Folly 395 della Sinful Colors, un bellissimo fucsia, fantastico, 15 ml di prodotto aggiudicato, OVS, la Color and Go della Essence, il numero, ve lo dico subito. No, comunque non lo trovo più, si è scancellatissimo. Comunque è il rosso, più rosso, cioè proprio rosso sangue. E poi questo fantastico, di questi fantastici, questo è un rosso ciliegia, fantastico, bellissimo per l'estate. Ed è il numero 298 Pink Amazon, ma anche questi ve li ho mostrati già in un prossimo video. Sono in ritardo, mi chiamano, io vi mando un bacio a tutti, vi abbraccio, grazie a tutti gli iscritti, tutte le iscritte che mi salutano sempre, che mi mandano dei baci, vi auguro un buon weekend e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!